Ampezzo d'Impec in friulano è un comune italiano in Friuli Venezia Giulia. Per un breve periodo, tra settembre e ottobre del 1944, fu capitale della Repubblica Libera della Carnia, un'area di conflitto sotto il controllo delle formazioni partigiane. Il territorio del comune sorge a quote collinari e montuose, con l'abitato posto a 560 metri su un vasto spuntone tra il Tagliamento e Lumiei, nella regione alpina della Carnia sud-occidentale, l'Alta Val Tagliamento, lungo la statale che da Tolmezzo sale al Passo della Mauria e al Cadore. Il territorio è circondato dai monti che lo dividono, a nord dalla valle del Lumiei di Sauris e dal sottogruppo delle Prealpi Carniche a sud, confinando a ovest con il territorio di Forni di Sotto, a sud con quello di Tramonti di Sopra, provincia di Pordenone, a nord con Savris e a est con quello di Sochieve. Il primo documento scritto che fa il nome di Ampezzo, la cosiddetta Donazione Sestense, risale al 762. Il paese, come tutta la Carnia, venne ceduto nel 1077 dall'imperatore Enrico IV al Patriarcato di Aquileia, il cui territorio passò quindi nel 1420 alla Repubblica di Venezia. I veneziani fecero ampio uso del legname dei ricchi boschi della Carnia per costruire le proprie navi. Nel 1797, col Trattato di Campo Formido, anche Ampezzo passò all'impero asburgico e quindi entrò a far parte del Regno d'Italia nel 1866, dopo il referendum di annessione del Lombardo-Veneto. Durante la Prima Guerra Mondiale, Ampezzo venne occupata dagli austriaci dopo la rotta di Caporetto nel 1917 e finalmente liberata dai cavalleggeri italiani il 2 novembre del 18. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la popolazione subì molti lutti. Nel 1943 vennero portati in località Plan d'Arsac 280 prigionieri neozelandesi. Ampezzo assunse poi un ruolo primario durante la guerra di liberazione 43-45, quando divenne capitale della Repubblica Libera della Carnia. Cosa visitare? Il Museo Geologico della Carnia fa parte della rete museale Carnia Museie, che dal 1998 cura e valorizza il patrimonio culturale del territorio carnico grazie ad una ricca attività di organizzazione, divulgazione e promozione rivolta al pubblico di tutte le età. È anche uno dei musei del Geoparco delle Alpi Carniche, che organizza attività ed escursioni geologiche per promuovere la conoscenza dello straordinario patrimonio geologico delle Alpi e Prealpi Carniche. La Pinacoteca d'Avanzo presso Palazzo Unfer comprende le opere dell'artista ampezzano Marco d'Avanzo, 72-1955, esponente della pittura paesaggistica. Soggetti prediletti dell'artista sono i paesaggi nelle diverse stagioni, l'atmosfera tipica dell'alta montagna, il mondo agresto e contadino, la collezione dei dipinti è di proprietà del Ministero dei per i beni e le attività culturali e per il turismo ed è data in concessione al comune di Ampezzo. La Pinacoteca fa parte della rete museale Carnia Musei. Ad Ampezzo, accanto alla lingua italiana, la popolazione utilizza la lingua friulana. Il comune è inserito nell'ambito territoriale di tutela della lingua friulana. Oltre al capoluogo, il comune è composto da due piccole frazioni, Oltris e Voltois. Oltris, il cui nome sta a significare oltre, quindi al di là del Lumiei, è posta a 610 sul livello del mare. Ancora oggi mantiene intatte le caratteristiche di borgo medioevale, con le sue strade poco più larghe di un sentiero lastricate di ciottoli e le case ancora in gran parte di pietra e legno. Anche quelle restaurate di recente hanno mantenuto le belle balconate in legno chiamate linde. Oltris compare per la prima volta su un documento ufficiale in Carnea, in Villa Quae Dictor Oltras, nel 1260 e nel 1563 nella cartografia con il nome Oltri. Voltois sorge a 628 metri alle falde del Monte Noilia, tra la Val Tagliamento e la Val Lumiei. Molti degli attuali abitanti del paese portano lo stesso cognome, Spangaro. Le case di Voltois hanno mantenuto una classica struttura medievale e sono pregevoli esempi di architettura carnica con le tipiche arcate e i ballatoi in legno.
La foresta di Ampezzo è situata nell'alta Val Lumiei e comprende alcuni tra i più boschi più belli della Carnia, dalla sponda meridionale del lago di Sabris e dal margine della selvaggia gola del torrente Lumiei. Questi boschi si estendono fino al passo del Pura e alla base del Monte Tinisa. Si tratta in prevalenza di boschi misti di faggio, abete rosso e abete bianco, che nelle zone più elevate e impervie lasciano il posto a boschi di larice e a fittissime distese di mughi. Nella foresta di Ampezzo sono compresi anche i piccoli pascoli delle casere Tintina, Nauleni e Colmaier e la più vasta spiadata del Passo del Pura. Il tutto è dominato dalle pareti calcaree del Monte Tinisa e delle cime dei monti Sisilis, Colmaier e Nauleni. Le feste, la festa del pane è ormai una tradizione di Ampezzo. Ogni anno si radunano in piazza i chioschi dei migliori maestri panificatori della regione, accompagnati da un fornito mercatino tradizionale e intrattenimenti sempre diversi. La festa del pane è un appuntamento ghiotto ed entusiasmante. La notte delle zucche, il capodanno celtico, l'inizio del periodo più rigido in cui il tempo dell'oscurità sovrasta quello della luce. Ad Ampezzo è tradizione festeggiare questo giorno di passaggio per scacciare le paure e affrontare il tempo del freddo con lo spirito giusto. In compagnia e col cuore riscaldato dalla festa, ogni androne e ogni vicolo si riempiono di giocolieri, veggenti, mangiafuoco, in un'atmosfera magica e anche un po' spettrale. Le piazze invece accolgono chioschi di gastronomia calda, prodotti dell'artigianato locale e musica per tutti. Sport, dal 2014 all'inizio luglio ospita il Rally della Carnia, che nella sua prima riedizione tenutasi il 5 luglio del 2014 ha riscosso un notevole successo di pubblico e di partecipanti, riportando i rally su strade che hanno fatto la storia del motorsport italiano.